Oggi vi porterò nel Parco Regionale dei Colliugani sul sentiero 1. Ciao, sono Luca e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto con me nella TCE Traversata dei Colliugani, un percorso impegnativo di oltre 41 km e 2000 metri di dislivello. Ma i femo tutti? Vediamo, dai. Proviamo a farli tutti. Oggi ovviamente non riuscirò a darvi le indicazioni, ma in descrizione troverete la traccia e tutti i collegamenti al sito del Parco Regionale dei Colliugani. Però oggi vi porterò con me e con Michele. Ciao. In questo vlog. Partiamo da Via Eugania Villa, questa è la partenza ufficiale. Andiamo. Non serve che vi diciamo che tutto è segnato col numero 1, vero? 41 km abbondanti, 2000 metri di dislivello. Aiuto, aiuto. Dopo 2 km, una piccola parte di sottobosco, arriviamo in via Pastorie, vi ricordate che è a Tira. I primi 5 km ci porteranno alle roccette del Pirio. Oggi ho anche i bastoncini perché il giro sarà... Quarto chilometro, siamo sulle terre bianche. Adesso ho tirato fuori i bastoncini e procediamo lungo la strada bianca che ci porterà ad attaccare il Monte Pirio. Dai, dai, oggi giornata caldissima, siamo a mezze maniche. Quinto chilometro, roccette del Pirio. E anche oggi la nebbia va via domani. Di là si vede anche il castello della Speronella dietro Michele. E adesso noi proseguiamo sulla discesa downhill lato sud. Abbiamo finito la discesa del Pirio. Su di qua, segnato sentiero 2, ma guardate che sui muri non potete sbagliarvi. Il sentiero 1 del Parco Regionale dei Colliugani è un anello che parte e arriva a Villa di Teolo, passando in pratica quasi tutti i colli. Ce la stiamo godendo alla grande, con calma, perché i chilometri sono tanti, 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 tanti. Il sentiero 1, o traversata dei Colliugani, è anche terreno di una bellissima gara che fanno in primavera, che quest'anno organizzeranno gli amici IGP Turisti. Se vi ricordate, in questo video qua, sopra i bastoncini, abbiamo fatto il vlog dell'Euganeus Trail, che è la loro gara di casa a Turri di Montegrotta. Tanti pezzi di sentiero che faremo oggi li avete già visti in altri video, perché alla fine il sentiero 1 lo tocchi sempre sui colli quando vai a fare un giro nei bellissimi sentieri del Parco Regionale. Abbandoniamo la mezza TCE, ma e se facciamo il tocco de A e poi facciamo finta che abbiamo fatto tutta? Dai che tagliamo! No, tagliamo? Dai, no, dai! Dai che tagliamo! No, dai, non tagliamo! Adesso stiamo andando in direzione Venda, via Siesa. Attenzione, cacca di cane! Iniziamo ora il giro del Monte Venda sotto il monastero degli Olivetani. Con bastoncini tenuti così. E paro un vecchio di spade. Michele, il mio angelo custode, sempre con me. Ecco, un consiglio: se dovete venire a fare il sentiero 1, che è lungo, venite in compagnia, portatevi l'acqua, cellulare carico e qualcosa da mangiare, perché si sta fuori 5, 6, 7, 8, 9, 10 ore, non si sa, perché comunque i chilometri sono tanti. Siamo all'anfiteatro del Venda, 10 km fatti, 500-600 metri di dislivello. Siamo già stanchi? No, io no. Tu? No, no. Se in questo percorso finite l'acqua per reintegrare, non vi preoccupate, perché qui da bere ne trovate un sacco. Evviva! Siamo al 12° chilometro, entriamo in una tenuta vitivinicola. Stiamo andando in direzione del Monte Fasolo. Dovremo trovare i mandorli in fiore. Michele, ci eravamo dimenticati che prima del Monte Fasolo c'era sta salita che attira. Attira. Dai, dai, adesso giriamo, usciamo sul territorio di Galzignano, Val San Zivio, tutte quelle zone lì. Manca poco. Avete visto che i colli sono pieni di aglio orsino? Una volta ho provato a mangiarne una foglia. Lo sconsiglio vivamente. Di tabelle qua nel Parco Regionale dei Colliugani ce ne sono tantissime. Se avete tempo, fermatevi a darci una letta e un'occhiata, perché sono ricche di informazioni. Intravediamo già i mandorli in fiore del Monte Fasolo. E benvenuti sul Monte Fasolo, nel momento di massimo splendore, la fioritura dei mandorli.
Il sentiero 1 tocca veramente tantissimi punti meravigliosi del parco regionale del Colle Euganeo. Dopo il Monte Fasolo stiamo andando in direzione Villa Beatrice d'Este. Quando si fa la PCE ti fanno passare anche dentro. Miki, com'è? A posto. Quasi 18 km. Abbiamo già fatto un piccolo picnic. Mangiate spesso, così digerite, potete correre, siete tranquilli. E bevete, non aspettate di aver sete. Ventesimo chilometro, ormai metà strada è stata fatta e il dislivello l'abbiamo fatto tutto! Eh sì, magari. E il Monte della Madonna dove lo lasciamo, Luca? Lo rifaccio. Siamo al 20° chilometro e metà strada è stata fatta e circa metà dislivello. Ci manca ancora tutto il Monte della Madonna, il Monte Grande. Ne manca, dai. Ci stiamo divertendo tantissimo. Si ritorna verso il Venda per poi incominciare ad avvicinarsi al Madonna e al Grande. Comincia un po' la stanchezza, che è fresco come una rosa, ieri sera ho mangiato la pizza col kebab. Buona. E andiamo, dai che tira. 25° chilometro. Fa caldo ma si sta bene. Siamo stanchi ma ne abbiamo ancora. Manca tanto, ma tanto. Allora, Michele, su che sentiero siamo usciti adesso? Non lo so, io non seguo i percorsi. A destra dove si va? A destra si va ai Maronari, a sinistra si va verso l'ex cava. Devi studiare. Io non so i percorsi, Luca, io ti seguo. Ma vabbè, dai, adesso scappo via. Ma lui è più veloce di me, quindi non riesco a scappare. Siamo riusciti sul sentiero 9. Vi ricordate quando avevo sciato sul fango? Era qua. È un po' diverso, vero? Attenzione gradino. Oggi è molto più asciutto. Siamo in zona Denti d'Avezza. Queste formazioni rocciose che sembrano dei denti di una signora anziana. Superato da poco il 28° chilometro, stiamo arrivando sull'asfalto, lo vedo già. Girando a sinistra facciamo e ci ricongiungiamo con la mezza PCE. Sulla strada dopo la trattoria che troviamo sulla sinistra, a destra c'è un guardrail aperto, si va giù di là. Ecco qua, aperto il guardrail, segnato, non potete sbagliarvi, e giù di là dove c'è la corda. 30° chilometro. Siamo intorno al Monte delle Forche, siamo freschi come due rose. Sì, d'inverno, senza foglie, secche, al freddo, al gelo. Esatto, vediamo in lontananza già la palla del Monte Grande. Insomma, ce ne sono ancora di chilometri da fare. Li vedete? Lì, Monte della Madonna, e di là, il Monte Grande, si intravede anche la palla. Ma noi tagliamo, se tagliamo. Scendendo dal passo del vento, attenzione perché è molto scivoloso, ci sono ancora tante foglie e si va giù, è un po' sabbioso. Siamo a Zovon di Vo, 32° chilometro circa, Ponte del Riposo. Siamo scesi da lì, attenzione, vi ho appena detto che è molto scivoloso, e prendiamo la salita su asfalto dalla parte opposta di dove usciamo. Ora non si scherza più. Ah! Finalmente vediamo la scritta Teolo e ci rincuora abbastanza. Abbiamo superato il 33° chilometro, siamo vicino al Monte Altore e adesso piano piano ci avviciniamo alla salita del Monte della Madonna. Vi faccio vedere quando parte, dai, così mi date un po' di carica. Occhio alla testa, eh! Questa parte è piena di castagni, è bellissimo ma è molto faticoso. La salita tira e sappiamo poi che ci aspetta la salita alla chiesetta di Sant'Antonio. Dai, che ormai ci siamo, Luca, dai! Il mio grillo parlante. E ora attacchiamo. Wow! Il Monte della Madonna. E al 35° chilometro raggiungiamo la chiesetta di Sant'Antonio. Ultimamente vi ho portato un po' troppo spesso qua, Non è di mia proprietà, C'ho una multiproprietà, c'ho una settimana all'anno in agosto, l'ho comprata con una televendita. La salita al Monte della Madonna è impegnativa e su questa salita anche i chiacchieroni tacciono. 37° chilometro, passo Fiorine, ci siamo. Ne mancano veramente pochi. È
abbiamo fatti veramente tanti. Manca la salita alla palla del Monte Grande e la discesa. Stanchetti, ma felici. Quasi al 39esimo chilometro intravediamo la palla. Ora faremo la discesa che probabilmente, Michele, è la discesa più top dei Colli Ogani. Direi proprio di sì. Poi con le gambe stanche ancora di più. Avete già visto un video con la salita alla palla del Monte Grande. Ora non faremo tante riprese in discesa perché siamo stanchini. Stanchinini. Però dai, ci siamo quasi, ci siamo quasi. E si va giù di qua. Con calma, la stanchezza è tanta e della discesa è tecnica. Quasi al 40esimo chilometro i sentieri finiscono e quindi adesso per rilassare le gambe e per recuperare un po' la fatica, 1,5 km di via Groppetto in discesa, pendenza media 15% e dopo circa 41 km e 2000 metri di dislivello abbondanti abbiamo finito e conquistato la TCE completa, sentiero 1 del Parco Regionale dei Colli Ogani. Se siete arrivati fino alla fine di questo video, dovete iscrivervi al mio canale, è gratis, non vi preoccupate. Un saluto a Michele. Ciao. Un saluto a voi. E un saluto a me. Ciao ragazzi, alla prossima.